di Ercolano. Si attende solo il calcio inizio che arriva, il fischio inizio che arriva in questo momento. Bello questo passaggio, il pallone arriva in area di rigore, il palo colpito da Castagna, una bella azione sulla destra del Forio, il passaggio filtrante all'interno dell'area di rigore. Poi arriva in seconda battuta, poi il Forio ancora il tiro, la respinta, ancora la conclusione, c'è fuori gioco però. C'è fuori gioco perché era stato colpito poi un altro palo da parte del Forio. Nel frattempo siamo già dall'altra parte, ancora contropiede pericoloso del Forio, il pallone in area di rigore, il tiro con un tocco sotto la palla, viaggia su tutta la linea di porta e non riesce, il tocco sotto non riesce, la deviazione. Pallone poi manovrato ancora con una conclusione dalla distanza che arriva sul fondo da parte di Celiento. Due uomini sempre sul pallone, sempre Di Lorenzo e Pistola. Alla fine Di Lorenzo col destro che tende il gol! E arriva il gol del Forio. Andiamo a vedere il replay, perfetta. Il calcio di punizione, era libero il giocatore del Forio che l'ha messa dentro, il Forio che in pieno recupero la sblocca. Calcio di punizione, perfetto. In questo momento arriva il duplice fischio. Squadre al riposo e dal Solaro, dopo 50 minuti del primo tempo, il risultato recita Ercolanese 0, Forio 1. Una alla fine è riuscita a metterla dentro, è iniziato il secondo tempo, che si gioca qui al Solaro, limite dell'area, tiro il gol! Il pareggio dell'Ercolanese, una fucilata dal limite dell'area al secondo minuto ed è già uno pari. Poi il pallone recuperato dal Forio ancora in avanti, il pallone all'indietro, la conclusione di prima intenzione, c'è un tocco, la deviazione. Spiovente in area di rigore il gol, l'Ercolanese capovolge il risultato, il 2-1. Traversone perfetto all'interno dell'area di rigore, lo rivediamo. Pallone che balla nell'area piccola. Perde il pallone, poi l'Ercolanese ancora pericolosamente in area di rigore, il tiro, la parata di Mazzella che sventa il 3-1, pericolosissima azione da parte dell'Ercolanese. Posizione interessante sia per un tiro nello specchio che anche per metterlo al centro, due uomini sul pallone, parte la conclusione sullo specchio, il gol! Il pareggio del Forio, punizione esemplare! Ha segnato Mosca il 2 pari, una punizione bellissima dell'ex Mosca. In questo momento finisce la partita 2 pari dal Solaro.